è, se posso usare questo termine, spero che il sindaco me lo consenta, una best practice. Ho avuto un'intervista con una rete inglese questa mattina, mi è stato chiesto come descriverete Milano. Milano la descriverei in vari modi, ma la descriverei come una best practice. L'esempio che in un paese che ha attraversato la più grande crisi del dopoguerra si può fare impresa, ma si può anche fare qualità della vita, e le due cose vanno assieme, quindi attrattività sul lavoro e sulla vita di tutti i giorni in una dimensione ottimale grazie al contributo di tutti. Quindi di nuovo grazie a voi, grazie all'invito, grazie Milano. Allora, un nuovo distretto importante per una città sempre più internazionale. Sì, credo che questo sia il futuro e indubbiamente la finanza è milanese, ma anche la tecnologia lo è. A Milano partirà la più grande sperimentazione di 5G, quindi oggi ho visto molta volontà, molto bene anche il ministro che ha sottolineato come Milano sia, con le sue parole, una best practice, e quindi noi gli aiuteremo. Lei si sente di dire che è una best practice? Ma io mi sento di dirlo senz'altro, anche se Milano vuole continuare a fare, come mi auguro, questa partita internazionale, e la strada allora lì è ancora molto lunga. È una best practice italiana, per diventarlo a livello internazionale dobbiamo ancora lavorarci.